Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Questa è la seconda parte del video intitolato Come opera la magia nera, come l'energia negativa agisce e può essere deviata. Titolo un po' lungo, quindi se vi trovate su questo video, questa è la seconda parte e vi consiglio di guardare prima la prima parte, per avere un quadro più completo di quello che sto per dire nella seconda parte. Per motivi di spazio, di memoria, quando i video sono lunghi li devo dividere in più parti. Eravamo arrivati, quindi andate a vedere quel video lì, mettete pausa, questo qui, e poi vedete questo, se vi trovate a vedere questo qui per primo. Ho risposto anche a chi mi aveva chiesto che cosa sono le parole di potere. Ho preferito spiegarlo in quel video precedente, in modo tale che questa domanda una volta per tutte venga chiarita. E così, se mi mandate le mail, invece di rispondere uno per uno, vi ho risposto in quel video per chi volesse sapere che cosa sono le parole di potere che io do come programmazione nell'ambito dei consulti privati che fate con me. E avevo concluso l'altro video, ero rimasta, stavo cercando la carta del 4 di spade. Poi scusate, ho messo a caricare questo video, quello di prima. Poi ho fatto una telefonata e quindi ho detto fammi chiudere col video, altrimenti poi perdo sinceramente il filo del discorso. Lo volevo chiudere. Come vedete qui c'è una novità ed è collegata a quello che ho detto prima. Di che cosa parleremo in questo video? Innanzitutto io vi stavo ricercando nell'altro video la carta del 4 di spade, perché vi avevo detto sostanzialmente quando si subisce un'onda energetica negativa o si è vittime di opere di magia nera, vi ho già spiegato nell'altro video che bisogna o distruggere l'opera che sta arrivando, oppure in magia si devia con la cosiddetta opera di disgregazione. Viene incanalata quell'onda energetica, viene incanalata e viene scaricata altrove. Abbiamo già detto, può essere scaricato su un oggetto, su un feticcio, su una bambola creata che viene battezzata poi con il nostro nome su una pianta. Di solito, almeno vi dico come faccio io, lo si fa anche, ma lo fanno gli operatori in malafede su animali e persone ed è molto pericoloso, ve lo dico, e io non lo faccio. Piuttosto mi spingo al punto di farlo al massimo sulla pianta, cioè di scaricare questo genere di energie sulla pianta. Purtroppo la pianta è destinata a deperire e a furia di assorbire questi colpi, queste ondate, queste operazioni magiche, la pianta vi preannuncio è destinata a morire, a perire. Cioè, invece di colpire voi, si colpisce la pianta, il feticcio. E se non si rientra in queste casistiche qui, l'universo, le leggi universali devono comunque assecondare la trasformazione dell'energia. Sapete, nulla, tutto si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quando c'è un'onda d'urto forte, deve scaricare da qualche parte. Questo l'ho spiegato già nell'altro video, quindi non mi voglio ripetere. La terza alternativa è che l'universo stesso, laddove voi non gli abbiate precostituito un oggetto di scarico, altre volte è l'elemento terra, altre volte è la natura, può essere l'elemento terra, proprio si scarica nella terra, può essere che si scarichi nel mare. Va bene? Può essere nel fuoco e diversamente si usa l'elemento fuoco più che altro per attivare. Molto più spesso si scarica nella terra. Va bene? Questo tipo di energia.
quando il maleficio lanciato non trova nulla, i giri che l'universo, le forze universali fanno per salvare voi, per non colpire voi, non trovano, non gli avete fatto trovare il feticcio, non gli avete fatto trovare la vostra pianta in sostituzione vostra che rappresenta voi, le forze universali, pur di proteggervi, andranno loro stesse a scaricare l'onda d'urto negativa, distruttiva, diciamo purtroppo, ma anche salvifica, quindi è un po' ambivalente, su un oggetto di vostra appartenenza. Però deve essere un oggetto o che vi rappresenta o un oggetto che voi utilizzate molto 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 spesso, quindi non è un oggetto che voi accantonate da una parte e la sta. Vi ho detto nell'altro video che bisogna poi assecondare questa energia perché siamo nell'onda della distruzione, quindi secondo i criteri di natura, anche come fanno gli animali, ho anche detto che bisogna quasi fingersi morti e che io in questi giorni, dopo quest'onda d'urto, dopo questo evento che c'è stato, sono stata così. Sono stata così, fingersi morti, assecondare quell'energia. Ho concluso l'altro video, vi cercavo la carta del 4 di bastoni per dare una continuità a spiegarvelo con, scusate, che sto combinando, spiegarvelo con il linguaggio dei tarocchi. L'onda d'urto negativa, vedete, io ve la rappresento con la torre. Onda d'urto distruttiva improvvisa, volta a distruggere voi, a fare del male a voi. Magia nera. Come reagite voi? 5 di spade, la cartaccia delle cartacce, seguita alla carta che significa la distruzione, cioè mi hai ucciso. Io assecondo questa energia qui. Va bene, ma questa, per chi conosce il linguaggio dei tarocchi, non è una carta tra le più negative, indica che è la fine, che si è compiuta una distruzione, ma che non ce ne sarà un seguito di questa distruzione. Cioè è stata compiuta un'opera malefica ai danni tuoi. Ti fingi morto, non sei morto. E dicevo, andiamo a vedere il concetto di vita e di morte durante il percorso della nostra vita. Non si muore soltanto una volta nella vita. Assecondiamo questa energia distruttiva, ci fingiamo morti come gli animali. Ma in verità, essendo l'onda d'urto distruttiva veramente potente, sì, ci siamo salvati perché l'universo con le sue vie salvifiche, se noi pratichiamo l'arte con una certa devozione, conoscenza e sapienza, saremo in grado di crearci uno scudo e qualora non lo abbiamo creato noi, l'universo stesso ci viene incontro e dice: guarda, io ti salvo, quest'onda distruttiva non arriva a te, la butto su qualcosa di tuo, deve andare a sfogare su qualcosa che ti rappresenta, perché quest'onda distruttiva era destinata a te. Ti fingi morto, assecondi, da questa assecondata distruzione, io che faccio? Devo aspettare, io mi devo rialzare, io protetta, io in scudo di protezione sto capendo come stanno operando le leggi universali, le sto assecondando, ma devo agire come devo. Mettere in pratica il mio potere. Questa è una morte apparente, ma è una morte di percorso. Una morte di percorso, non definitiva. Come si trasforma questa energia per un praticante che conosce e sa applicare queste leggi? Questa energia mi dice: sono stata nell'onda d'urto. Mi hanno, diciamo, colpito indirettamente, ma non mi hanno ammazzato. Quindi io devo rimanere un po' in quell'energia. Vedete come si trasforma. Da così a così andiamo dal 10 di spade, andiamo al 4 di spade, dove c'è un'energia di
riposo, di rigenerazione. Io mi devo rigenerare. Quindi andiamo su una carta pur sempre di spade, ma molto più leggera. Dopo la sofferenza, io adesso mi devo riprendere, perché chiaramente ho capito che cosa c'è stato in atto contro di me. L'ho schivato. Si è stato scaricato su qualcosa di mio, ma ricordiamoci, era indirizzato a me o a te. Quindi, quando si parla di miracolo, sì che è bello, sei salvo, sei salva, ma contro di te c'era questo piano. Quindi ti vuoi rallegrare? Sì, ma fino a un certo punto. Vuol dire che devi fare quest'onda d'urto così forte, cosa necessita? Se ti ha colpito indirettamente, oh, questa messa a fuoco oggi, se ti ha colpito indirettamente, e sì, sei salvo, ma che cosa vuoi fare? Vuoi ignorare che ci sia questo programma? C'è questo programma che è stato scagliato, quindi a meno che tu non butti una bomba in testa al tuo nemico e lo fai fuori, sai, hai avuto la prova provata che c'è un nemico molto pericoloso. Ti devi rigenerare, importante, ti devi rigenerare, devi prendere giorni, possono essere 2, 3, ma pure una settimana per chi può, ti devi rigenerare, ricaricare come? Con il sonno, dormire, abbandonarsi, fare calmare le acque. E vi ho detto il 4 di spade. Andiamo a chiudere le danze. Una volta che vi siete rigenerati, e poi vi parlerò di questo. Una volta che vi siete rigenerati, voi dovete a questo punto, per chi vuol vedere anche il video Sono Miracolata lo può vedere, però quello vi avviso che se lo vedete subito. Bene, se no io credo di toglierlo perché racconto i fatti miei e poi ho reputato di volerlo togliere. Dopo la rigenerazione, dopo il riposo del 4 di spade, dopo il riposo del 4 di spade, vedete, questa è una carta che preannuncia la rinascita, la resurrezione. Come Cristo per 3 giorni è stato se dovessimo dire. Il periodo di Cristo, i 3 giorni che precedono la resurrezione, dovessimo paragonarlo a una carta, diremmo che Cristo è stato 3 giorni in 4 di spade, nell'energia del 4 di spade, prima di risorgere. Abbiamo capito tutto ciò che è successo, abbiamo capito che abbiamo subito un attacco, abbiamo capito che abbiamo la protezione, che sappiamo gestire le forze. Sappiamo incanalarle, anche se io con tutta l'umiltà di questo mondo vi dico che comunque non si finisce mai di essere sorpresi, meravigliati, all'inizio anche spaventati, vi dico, anche per chi pratica. Quando poi avete le risposte, rimanete un po' così, senza fiato, come sono rimasta io. A quel punto, la strega, il praticante, che cosa fa? Ha capito di avere un potere, ha capito che c'erano delle controparti, ci sono delle controparti. A quel punto, quando si è rigenerato, vedete in che linguaggio vi parlo e come i tarocchi descrivono tutto, tutto, sono il più completo libro figurativo della vita, di come si vive, di quello che può succedere in positivo e negativo. Vi parlo con l'energia del 9 di bastoni. Vedete questa carta dice tutto. Chi c'è qui? C'è una donna, non è rilassata, è una donna che si vede che è stata attaccata, ma vedete, intorno a sé ha uno scudo di protezione, qui indicato dai bastoni. Qui c'è il simbolo di protezione. Questa donna è in guerra, ma sa, è consapevole, è oggettivamente protetta. È
è in protezione questa donna, però è in protezione, ma non è in un limbo, cioè non è in, voglio dire, non è in un paradiso, non è nel parco giochi della vita, non è tra i coniglietti bianchi e tra i bambini carini, affettuosi. Questa carta, che senza che io dica nulla, questa carta che cosa vi fa pensare? È stata attaccata. Si è difesa, come io vi ho fatto vedere con quel rito lì che ho fatto, che cosa ho combinato, diciamo, si è difesa, ma ha sentito il potere dell'energia che è stata mossa. Ed è pronta, ecco perché se voi non passate da questo, se voi non passate dalla rigenerazione, cioè riposare, dormire, è importantissimo, a parte che se voi vi fate 2 giorni di dormita, vi svegliate con la pelle tutta liscia, senza le rughe, ve lo giuro, eh? Altro che le creme, le cremine, gli interventi. Voi fate 2 giorni, anche un fine settimana, dormite, dormite, dormite. E vedete poi come il fisico ringrazia. È una coccola immensa. Senza la rigenerazione non ci può essere questo, perché dopo un'onda d'urto così forte, se tu non fai rigenerare corpo e mente, la tua sfera energetica, tu rimani in questa energia qua, ci rimani sotto. Ti puoi anche ammalare, ti puoi anche ammalare. Una volta che vi siete rialzati, una volta che avete ricaricato le batterie ed è salvifico, si chiude il cerchio con l'asso di spade, cioè la carta dell'iniziativa. Gli assi nei tarocchi sono l'inizio di qualcosa, qua è l'inizio di la battaglia. Vincere una battaglia non vuol dire vincere la guerra. Se io sono arrivata così perché è stato colpito qualcosa di mio, è stato colpito qualcosa di mio, è come se fosse un cavallo che mi hai buttato a terra. Sapete, la guerra non si fa da soli. Cioè, noi abbiamo i nostri oggetti, le nostre cose, i nostri cari. Cioè, se dici io ti sei salvato tu, ma potrebbero aver colpito un tuo caro, un tuo affetto, ti potrebbero aver colpito nella professione. Però tu stai ancora, cioè fisicamente non ti hanno ancora colpito, ok? Cioè proprio l'attacco frontale con l'opera di magia, di difesa, di distruzione, sei riuscito a schivarlo. Adesso che è successo? C'è stata quella battaglia che è andata a finire, come abbiamo detto. Ma non è finita la guerra, perché tu sei viva, il tuo nemico è vivo. Ti ha buttato quella botta, tu hai capito tutto il percorso che ha fatto, l'abbiamo già spiegato nel primo video e anche in parte in questo. Adesso che cosa fai? Cosa vuoi fare? Adesso ti sei ricaricata, hai fatto il tuo scudo di protezione. Ti dirò di più, la lezione è aver capito che nell'operare con energie così forti e così nocive, parliamo di energia nera, tu hai capito che quando operi con queste energie è meglio, e se sono troppo forti, è meglio praticare rituali che poi vanno a sfruttare la forza del nemico e vanno a scaricare quell'energia negativa altrove, mi ripeto, su un feticcio, una pianta, un oggetto di nostra appartenenza, o nel terreno, però lì bisogna operare, bisogna fare la ritualistica nella natura. Nella natura significa che te ne devi andare lontano, nel cuore di un bosco o nel cuore, che ne so io, di una landa sperduta, e scaricare, fare proprio il rituale lì, cioè ti devi portare tutto, ok? Anche se in quel caso non c'è nulla che ti rappresenta, lì parliamo per un genere di energia, quando c'è più un, come posso dire, quando opera c'è poco del tuo
potere canalizzare, ma è come tu affidi all'universo, dici veditela tu, rimanda tu questa energia in natura dove va, va. E qui può prendere delle vie che noi non sappiamo. Ecco perché si fa il battezzo, dice non colpire me, colpisci il feticcio, colpisci la bambola, colpisci questo oggetto, perché lì diamo alle energie un'indicazione precisa di dove devono andare. In questo caso, quando si cerca di fare esaurire, di scaricare, per dire, nella terra, nella madre natura, è più generico, come per dire, io delego completamente alle forze universali dove va, va questa energia, la scarico lì, ma noi non sappiamo poi che giri può fare. Non lo sappiamo. Noi qui stiamo facendo un discorso di come canalizzare le energie, come gestirle, come deviarle, dove io, operatrice, ci metto del mio, non l'allento dove coglio, coglio, insomma, questa energia lanciata, anche e soprattutto quando c'ha un mittente e un destinatario. È diverso dal caso in cui tu subisci un qualcosa e non ti capaciti da chi può provenire. Allora, in quel caso, quando tu ricevi un attacco magico in negativo, ma sei, voglio dire, o sei col prosciutto davanti agli occhi, o comunque non ti spieghi da dove possa venire, perché tu dici io sono in pace con tutti, allora a quel punto tu non hai un comando di ritorno, cioè non puoi fare un controattacco nei confronti di chi? Che ti metti a fare? La magia di distruzione o una controfattura che è anche, non, cioè è pericolosa farla, che fai? La lanci, non sai manco a chi? Allora a quel punto, essendo incerto il mittente, il destinatario sarà anche indefinito e io vado a scaricare in natura, ok? Alla terra, cioè come mi è arrivata, non so da dove è arrivata, lì la rimando e non so dove ritornerà. Si rimane però nell'impreciso, nell'indefinito. Invece, nel mio caso, stiamo parlando di quando c'è un mittente certo, c'è un mittente certo. Tu sai nome e cognome, sei certo, non è una fantasia del tuo cervello. Attenzione, questo che sto dicendo io riguarda quando avete subito qualcosa di materiale, pratico, dimostrabile, che non è che io penso che quella persona ce l'ha con me perché così, perché mi guarda storto, perché secondo me si vuole prendere mio marito, il mio fidanzato. No. Deve aver subito qualcosa di materiale, di pratico. Alla fine tu devi ritornare in questa energia qui. Hai capito che tu ce lo puoi fare, hai capito, però siamo anche con i piedi per terra. Cioè, dopo una battaglia, dopo una botta, ti devi riprendere. Dopo devi incanalare l'energia dell'asso di spade. Devi fare una ritualistica, devi incanalarti nel significato, nell'essenza, nel potere della carta dell'asso di spade, che non solo è la carta della vittoria, ma in questo caso è anche la carta della nuova iniziativa del fare tu qualcosa contro qualcuno. E qui dovrei aprire una parentesi per quello che è il mondo delle controfatture in magia. Le controfatture, ribadisco, soprattutto per chi fosse nuovo nel canale, io non pratico magia nera a cazzo, io non faccio neanche su commissione, ma sai, c'è questa persona, io non la posso vedere, fai questa cosa contro. No, decido io, devo conoscere io la situazione. Non si fa, non si fa male gratuito agli altri. Se avete un problema di invidia, che vi piace l'uomo di un'altra e volete rompere le balle, andate dallo psichiatra. Se non avete ricevuto un male oggettivo, la magia nera non si fa, non si fa. Io non la faccio, non l'ho mai fatta e non è nelle mie intenzioni farla io per prima. Un conto è fare magia nera da partire dallo zero e modificare una situazione giocando con forze potentissime, pericolosissime, efficaci per primi. Un conto
è, se si è subito un attacco oggettivo, conoscere questo tipo di energie. Diffidate da quelli che vi dicono: ah, io faccio solo magia bianca, a parte che la magia non ha colore. Dice: allora perché parli magia bianca e magia rossa e magia nera? Per farvi capire del settore di cui stiamo parlando, ma la magia è una. Chi capisce di questi argomenti vi dirà quello che vi dico io. La magia è una, non ha colore. Se si parla di bianca, di nera e di rossa, semplicemente per farsi intendere dal proprio interlocutore che stiamo parlando di forze negative e forze positive. Stop. Ma l'energia è una, che poi si serve di due canali, una forza costruttiva, di unione, di aggregazione, che potremmo anche chiamare positiva, ma non è detto, eh? È una forza di disgregazione, di allontanamento, di distruzione. E queste due forze, che però si richiamano nell'unica forza, che è l'energia. L'energia, tutto muove in positivo e negativo, in unione e in distruzione. Avere a che fare con questo ambito significa conoscere il positivo e il negativo, almeno conoscere. Chi vi dice: ah no, io faccio solo magia bianca, cioè, è un ciarlatano. Perché un conto è dire: io opero solo in magia bianca, è un conto, cioè nel senso io faccio rituali per cose positive, ma se sei completo e ti arriva una persona o tu stesso hai un problema di un attacco, non puoi negare che ci sia il male, perché il male si chiama male perché, cioè, lo definisci male o bene perché c'è dall'altra parte il male e il bene, dici che è bianco perché c'è il nero. Altrimenti diremmo il non colore, la non definizione. Non so se mi sto spiegando. Chi opera in questo settore è come chi fa un corso universitario di medicina, come chi fa un corso universitario di matematica, di architettura, di lettere, di filosofia. Non puoi fare delle materie sì e delle materie no, perché è tutto collegato. Le studi tutte, perché quando poi tu devi valutare il caso, come fai a capire di che cosa stiamo parlando? Se tu hai fatto lo studio a metà, hai studiato solo i fiorellini con i coniglietti sopra, solo le cose. No, devi guardare la dinamica con un occhio a 360 gradi sulla fenomenologia degli eventi umani. Devi dire: questa casistica rientra nel negativo, nel distruttivo, e ci vuole la protezione. E la protezione si fa in alcuni casi, come nel caso in cui vi ho fatto vedere io, quando voi subite un attacco del genere. Vediamo un po' se mi metto a fuoco. Madonna. Scusate. Quando voi subite un attacco del genere, soggetto A, soggetto B, soggetto A ve ne tira una troppo grossa e si va a scaricare, vi distrugge una cosa vostra, sì, l'avete schivata. Oh, cioè, l'hai capito che il soggetto A mira a distruggerti? Ci sono dei rari casi in cui, oltre a farsi la barriera, oltre a farsi la barriera, va bene, bisogna tirare noi un colpo al nemico, e si chiama, in magia si chiama controfattura. Cioè la protezione che io ho fatto contro, cioè la protezione che ho fatto mi serve per schivare, però avete visto, cioè, che caspita mi ha combinato. Cioè, io sono passata per questa morte apparente, morte parziale, morte temporanea. Ho subito un colpo enorme che ha colpito un mio cavallo. Ragionate in termini di battaglia. Ha colpito un mio cavallo, che sia un mio oggetto, che sia un mio feticcio. Ha colpito, sì, l'ho schivato, ma ha colpito cose mie.
Mi sono dovuta rigenerare, cioè sono stata male, energia 5 di spalle, mi sono dovuta rigenerare. Oh, cioè, queste non sono cose positive, eh? Quando uno dice il miracolo. In alcuni casi, di rado, a volte è sufficiente una protezione, a volte bisogna controattaccare. E in magia, quando tu subisci un attacco del genere, in alcuni casi devi controattaccare, ma dopo che ti sei ultra rigenerato, si fa la cosiddetta controfattura. La controfattura è un attacco bello e buono, ok? Si fa in energia, io per esempio, quando io devo attaccare, di solito la magia nera è uno sbaglio quando si dice che tutto ciò che riguarda la magia nera si fa in luna decrescente. Non è vero. Si fa tutto ciò che si fa in decrescente quando noi, per esempio, vogliamo allontanare qualcosa da noi e quindi va bene quello che si è fatto, il rito che si è fatto in luna decrescente. Io voglio allontanare un qualcosa contro che viene a me, lo voglio allontanare da me e va benissimo la decrescente, poi bisogna vedere gli influssi planetari, le ore, eccetera, eccetera. Ma quando io devo attaccare, quando io ti devo menare, io devo menare il colpo a te, miei cari, qui si lavora in luna crescente, cioè io devo causare del male a te. Ma questo tipo di pratiche si fa soltanto, cioè c'è un percorso, non ti svegli la mattina, perché a quel punto se tu fai dal nulla, operi tu in energia crescente, dove tu vuoi aggiungere nella vita di qualcuno un evento maligno, a quel punto tu stai operando come un operatore di magia nera, stai servendo queste forze così per tuo sfizio personale. Non lo puoi, cioè, non è che non lo puoi fare, lo fai, ma ti vai a mettere addosso una pesantezza, cioè vieni assorbito da questo tipo di energie. Questo tipo di energie invece si trattano soltanto in casi estremi. Si trattano in casi estremi. Che significa? Ci si sporca con queste energie. È vero, ti fai la protezione, è vero, ho capito l'escamotage per non essere colpito direttamente, ma ti puoi avere il colpo su qualcosa che ti appartiene, l'abbiamo visto. Ma sempre quando si opera in questa energia stiamo operando con energie maligne, cattive, improvvise, distruttive, che se vi sfuggono di mano vi potete fare male, potete fare veramente del... Cioè io sto parlando di incidenti, io sto parlando di morti improvvise, io sto parlando di cose grosse, cose strane, grosse, improvvise. Non so chi di voi ha letto, leggeva Dylan Dog, quando c'era un fumetto dell'orrore dove, per esempio, non mi ricordo la puntata, cioè come si chiamava il fumetto quel giorno lì, quell'edizione lì, era un Dylan Dog, il numero non me lo ricordo. A un certo punto uno che si sente, insomma, perseguitato da questo tipo di energie, dice: sai che c'è, oggi, per schivare il destino, no? Me ne sto a letto così, sono certo che non mi succede niente di negativo. Questo si mette a letto, a un certo punto, non so se da un ponte, non mi ricordo perché ero ragazzina quando leggevo il Dylan Dog, a un certo punto da un ponte deraglia un autobus e schizza, cioè vola l'autobus e schizza nella camera di quello che stava dormendo e lo ammazza. E se voi sentite il telegiornale, ogni tanto c'è questo genere di incidente assurdo. Ma com'è potuto succedere? La casualità, il quello e quell'altro. Ognuno si dà le spiegazioni che vuole. Però io vi voglio dire, quando si pratica la magia nera, si entra in questo circolo di eventi strani, malefici. Si entra in questo, cioè cose strane.
Che ne so, mentre io mi allacciavo le scarpe per strada, ha deragliato il treno, ha fatto una capriola in aria, ha superato, quattro persone, si è schiantato in testa una persona. Dice, Madonna mia, e viene fuori su tutti i giornali. Ok, quando sentite queste notizie così improbabili, però che sono bruttissime. Cioè, non è che uno parla, che ne so, la morte di una persona anziana, morte naturale, vabbè, è una cosa normale, c'è un percorso. Quando voi sentite questo genere di eventi strani con fondo negativo, ci sono di mezzo, cioè, di mezzo questo tipo di energia. Quando succede a voi o a qualcuno che voi conoscete, vi dovete insospettire quando c'è la stranezza di mezzo, perché queste energie trovano dei canali per muoversi che non sono canali di routine, ma li trovano una giustificazione, li trovano. Ecco perché quando si subisce un attacco troppo forte, in certi casi poi bisogna agire con la controfattura. La controfattura significa io ho ricevuto un colpo basso energetico molto 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 potente. Se non è molto potente, è sufficiente la protezione. Ok, ma se nella fase di protezione voi vedete che anche a livello energetico siete andati a zero, e vi ho detto, io con molta umiltà ho detto, cioè bisogna riconoscere, cioè quando uno a livello energetico arriva al 10 di spade, deve essere onesto, cioè io po avrei potuto dirvi anche, ma sì, sto un po' così. No, io molto sinceramente, con tutte le protezioni, con tutto, devo riconoscere, devo dire, allora l'attacco che tu ricevi ha anche un grado di offensività. Puoi ricevere un attacco, diciamo, da 1 a 10 del valore 2, che ti scalfite, del valore 3. Allora, non essendo stata colpita, io ho sentito un azzeramento delle energie temporaneo, perché poi mi sono ripresa, ma ho sentito l'azzeramento delle energie e non sono stata colpita, non sono stata colpita, è stato deviato. Figuratevi, cioè, se io venivo colpita, sapete tutti come sarebbe andata a finire. In questi casi in cui l'operatore, o se vi succede una situazione del genere, vi rivolgete a qualcuno che vi spiega. In questi casi si fa la controfattura. A quel punto lì, se non è materia vostra, non vi dovete azzardare a fare niente. Non potete farlo da soli. Ci vuole molta conoscenza. Ma neanche delegare a una persona che vi dice faccio io, faccio io, faccio io, arrivederci e grazie, non vi fa capire niente. Perché voi dovete capire quello che sta succedendo, perché chi canalizza poi il contrattacco siete voi, è la vostra energia. Un operatore vi può solo, diciamo, aiutare, indicare la via, ma non vi azzardate, se non siete pratici, non vi azzardate a fare queste cose alla cavolo, cioè a pensare a ficca spillone. A destra manca, sentite una formuletta a destra manca? No, anche perché io questo genere di cose non le ho mai pubblicate, se non qualcosa sulla propria protezione, sul rimandare, ma non sullo sferrare noi il colpo, perché lì andiamo su un piano un po' più, diciamo, professionale, un pochettino più professionale. Allora, io vi avevo preso, voi direte che ci fa qui questa bambolina. Ho detto nella seconda parte, visto che la maggior parte delle cose attinenti a questo argomento le avevo già dette nella prima parte del video, volevo introdurre in questo video qui, solo che devo capire il titolo che ci devo mettere, perché comunque mi verrà un titolo chilometrico. Quando si rompono gli oggetti, prima di quello che è successo del colpo mega galattico sferrato di cui abbiamo parlato nel primo video, parlo sempre di me per portarvi esempi pratici. E
in modo tale, insomma, che ci capiamo meglio prima. C'è un'esperienza diretta. Un po' di tempo prima, fatemi ricordare quanto tempo fa. Ma che poteva essere novembre? Sì, era credo inizio di novembre, perché sì, stavo facendo, sì, mi ricordo, diciamo novembre, quindi un paio di mesi fa. È successa una cosa, diciamo, no, strana. Io poi l'ho capita, l'ho studiata, l'ho analizzata e ho fatto anche qui quello che andava fatto. Però per farvi capire, quando il massimo che voi potete fare nell'ambito di questo settore va fatto gradualmente. Quando io vi dico la controfattura è l'ultima spiaggia. È l'ultimo, cioè l'ultima cosa da fare, quando proprio 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 avete capito che con la protezione avete fatto, vi siete parzialmente protetti perché poi è arrivato un altro attacco e poi qua, allora arriva un punto e dice, sai che c'è? Faccio la controfattura. Ma andando per gradi, quali sono i passaggi? Quello prima di questo l'abbiamo già visto, che è il colpo sferrato. Dove sta? È il colpo sferrato che è stato deviato su un oggetto di vostra appartenenza. Però qui siamo andati su un piano che se non colpiva l'oggetto di tuo, ci rimettevi la pelle. Quindi qua siamo già arrivati alla frutta. Ma prima di questo, che cosa è successo? Ci sono dei segnali, certo che ci sono dei segnali per farti capire perché tu puoi anche fare subito la controfattura, tu la puoi anche fare subito, però ti spiego quali sono i messaggi, gli avvisi che ti dicono attenzione, sei sotto attacco. Vi ho già detto che quando siete sotto protezione, come io sono sotto protezione, se no non farei quello che faccio. Vengono colpiti gli oggetti o che decidete voi in determinati rituali oppure degli oggetti che vi molto stretti a voi, che vi rappresentano, eccetera, eccetera. Allora, un paio di mesi fa, come avvisaglia, che cosa mi è successo? Io poi ho anche capito tutto quello che c'era da capire. Dove dormo io? Vedete questa bella ballerina? Questa qui era in origine. Era un lume, cioè qui c'era tutto un ventaglio. E adesso seguitemi bene, perciò andatevi a vedere i video precedenti. Quello lì sono miracolate, è la prima parte di questo, perché adesso io vi faccio notare un filo conduttore. Vedete la logicità di argomenti che possono, per chi li sente per la prima volta, possono sembrare assurdi. Ma adesso vedete la logicità, è il comune denominatore. Visto che nell'altro video si parlava di luce, di un palo della luce, in questo video io vi dico qual è l'avvisaglia. E ricordatevi che la magia lavora per analogia. I messaggi che vi arrivano anche inconsci, nei sogni, nei rituali, si lavora con parole che vanno per analogia. Le formule toccano parole, toccano comandi, oppure nella vita pratica si toccano oggetti che hanno un significato simbolico su un argomento. Che ne so io, faccio un esempio così, giusto per fare un esempio. Viene a mancare un vostro caro che di lavoro faceva, che ne so io, il carpentiere, e da quando manca questa persona, voi vi ritrovate oggetti del mestiere ovunque andate di quella persona lì, e sono per esempio dei segnali, che ne so io, oppure un qualcosa che rappresentava quella persona lì. Che magari dipingeva un pittore che dipingeva farfalle e voi iniziate a vedere farfalle dappertutto. Sono simboli, sono simboli. Che cos'era questa qui in origine? Questa, a parte che è un oggetto che io ho da quando ero bambina, quindi è un oggetto che sta con me da tantissimo, perché questa era la bambolina di quando la mia famiglia mi fece fare la prima comunione ed era molto carina. Era un lumetto. No, qua non si vede. Allora,
In questa parte qui, vedete, c'è ancora la colla. Qui c'era una lampadina attaccata, qui c'era tutto un ventaglio di ceramica con i buchetti ed era una lampada, la lampada che fa luce. Chi ha visto l'altro video dove si parla di palo della luce, stiamo parlando sempre di luce. Bene, questa bambolina, ne ho diverse. No, ce ne ho altre due. 2 mesi fa è caduta. Cioè, in realtà il gatto l'ha buttata per terra. Però io non c'ero. Non c'ero quando l'ha rotta. Allora, o devo parlare di poltergeist adesso, cioè di oggetti che si spostano da soli, oppure dobbiamo dire che è stato il gatto. Questa bambolina per tutta la vita, insomma, non è mai caduta, insomma, è stata, questo diciamo è un mobile, per farvi un esempio, diciamo in prospettiva, questa è la parte interna del mobile, in prospettiva, siccome il gatto sale sul mobile, io gli oggetti non li metto mai avanti per avanti, perché il bastardo, perché lui potrebbe con la zampa, va qua e me li butta a terra. Allora io gli oggetti, qualcosa di ceramica che ho, li metto dietro, va bene? Ok, li metto qua, così tu da lontano vedi l'oggetto, ma il gatto con la zampa non ci arriva a fare questo lavoro qua, se sta troppo. Questa bambolina è sempre stata lì. Io mi sono ritrovata un giorno che ho sentito scatatrash e sono andata a vedere e la bambolina stava per terra, chiaramente in camera c'era il gatto. Quindi o è stato il gatto o non lo so quello che è successo. Quello che vi posso dire è che la bambolina che stava sempre nella parte interna, perché non l'ho mai messa punta a punta, diciamo, la bambolina, so, fate voi le vostre considerazioni, è stato il gatto, è stato il gatto, è un fenomeno tipo poltergeist, è fenomeno, vabbè, fatto sta che ho trovato questa bella bambolina, l'ho trovata fatta a pezzi. Come l'ho vista, a me non mi è piaciuta questa cosa qua, perché, ripeto, è un oggetto che mi rappresenta, a parte che ho studiato danza, la scelsi io, mi ricordo da bambina, la scelsi io personalmente, perché fui portata al negozio, la tua bomboniera, sceglitela tu, e mi piaceva tantissimo. E quindi quando ho visto questa ballerina che mi rappresentava, cioè, vedete, è una femminuccia, e come posso dire? Se io avessi detto di tanti oggetti che ho in camera, quello che mi somiglia, mi rappresenta di più, quello in cui io mi identifico almeno più da ragazzina, era questo qui. E ripeto, è con me da una vita, non è un oggetto di ora, un oggetto che ho scelto io, non mi è stato regalato, vabbè, lo pagò la mia famiglia. Si è fatto in più pezzi. Io quando ho visto questa scena non mi è piaciuta per niente. Perché so tutto quello che vi ho raccontato in questo video, già lo so. E quindi ho detto, qua c'è puzza di attacco nei miei confronti, che si vuol colpire me, già avevo capito pure chi era il mittente, che è lo stesso di queste cose, situazioni qua. Dico, qui mi sono sotto attacco, ho capito che sono sotto attacco. Allora, già in quel caso lì tu puoi fare la controfattura. Però vai a lavorare con delle energie molto pesanti. Quindi, se te cade una cosa tua nel tombino, tu o la lasci là, oppure ti devi sporcare le mani e devi mettere le mani nel tombino e ti devi sporcare di quello che c'è nel tombino per recuperare una cosa tua. Allora io ho fatto una cosa graduale, perché io nelle mie cose, quando io opero, cerco di essere graduale. Ripeto, per me, conoscendo la pesantezza di queste energie, la considero come estrema ratio la controfattura. Non dico che ho sbagliato, perché ognuno fa come, cioè ognuno pratica, cioè, ripeto, c'è pure chi lo fa gratuitamente, fa del male a destra e manca così. Però io ho detto, ho lavorato, ho preferito lavorare di protezione. Vedete quanto è carino. Allora che ho fatto? Queste perline d'oro non c'erano.
l'ho ripulita, l'ho incollata per quello che ho potuto, ma certi pezzi, vabbè, ma era qui, era tutta rotta, era brutta, cioè era inquietante, mi sono dispiaciuta vederla così. Sapete, gli oggetti conservano l'energia, gli oggetti è come se hanno un'anima, gli oggetti tra i fidanzati, gli oggetti, che ne so, dati da un papà, da una mamma alla propria figlia, ci sono oggetti che hanno veramente un'energia, canalizzano l'energia del proprietario, del ricevente. E ecco perché quando si prendono oggetti o regalati o hanno un'energia strana, vanno ripuliti, vanno buttati, vanno sotterrati, oppure vanno, ci si parla anche con gli oggetti o con le case, con i luoghi. Quindi quando io ho visto questa bambolina, questa ballerina spaccata a metà, le ho fatto un trattamento, ho fatto un trattamento su questa bambolina, ma era come se lo facessi a me stessa, quindi l'ho rincollata, ho acceso delle candeline per lei, ho usato il miele, l'ho ricoperta un po' di miele, poco sulla boccuccia gli ho messo un pochettino di miele per guarire, per addolcire, per proteggere. Queste perline qui dorate non c'erano, ce le ho aggiunte io, vedete, si staccano. Si staccano. Non aveva i capelli neri, ho dipinto i capelli neri, l'ho truccata un po' di più, vedete, ho messo non era truccata, era bianca qui, l'ho personificata ancora di più, e non ho fatto un vero e proprio contrattacco. Ho voluto ridonarle forza, protezione, e gli ho dato un posto più sicuro, cioè l'ho tolta dal posto in cui era e l'ho messa nel bagno. Il bagno è un luogo di riciclo di energie, dove sapete, noi puntualmente ogni giorno tiriamo lo scarico, e quindi è andata in questo luogo qui, sempre in una bella posizione, in una sua zona dove fa arredo alla fine, dove copro questa parte qui dove è rotta, c'è una piccola rosa qui così che adesso l'ho presa dal bagno. E l'ho messa in questo luogo dove si scarica, dove è un luogo di ripulire, di scaricare, di allontanare. E quindi per analogia l'ho spostata di luogo e l'ho messa in un posto come da far allontanare dalla mia persona, per tramite di questa bambolina, di questa bella ballerina, di far allontanare, cioè ti ricuro, ti ristoro e ti metto in un luogo dove quotidianamente io allontano le mie scorie, diciamo così, parliamoci così. Vedete quanta analogia c'è nella gestualità. Perciò io vi dico, quando sentite i miei video, anche questi dove io parlo e non faccio semplicemente le stese, eccetera, eccetera, sono molto importanti per chi vuole, diciamo, un po' approfondire questi argomenti. È successa quindi questa cosa qui. A distanza di mesi, a distanza di mesi è successo l'episodio che io vi ho detto. Allora, a quel punto, vi ho già detto, l'altra volta si era rotta la ballerina. L'altra volta si era rotta la ballerina. L'ultima volta è stato colpito un altro mio oggetto, però la seconda volta, come vi posso dire, l'attacco che c'è stato è stato molto più violento, perché lì era il simbolo, come per dire, questo è l'avviso che l'oggetto sei tu, cioè il destinatario sei tu, la bambolina che mi rappresenta. La seconda volta c'è stata proprio una violenza, cioè l'attacco è stato particolarmente violento e lì mi sono veramente spaventata. In quel caso lì, ecco, se qualcuno mi dovesse fare la domanda, posso fare la controfattura, eccetera, eccetera, io vi richiamerei, vi rimanderei a vedere questi due video qui. Vi direi: guarda, se ti trovi in una casistica del genere, si può operare con la controfattura, cioè, sei tu che devi
operare magico, devi fare un atto magico molto molto ben studiato nei confronti del destinatario, che però tu devi conoscere e devi aver ricevuto dei segnali fortissimi. Ma ditemi se questi segnali qui non sono fortissimi. Ad ogni modo, tutto ciò che riguarda gli oggetti che vi appartengono, gli oggetti in casa, merita molti altri video, merita un approfondimento. Questo è già un video di grosso approfondimento, vedete, sto dedicando parecchio tempo. Merita molto approfondimento, anche perché bisogna vedere poi in che periodi dell'anno voi ricevete questi attacchi. Molto spesso questi episodi, queste morti di percorso, questi attacchi, sapete in che periodo vi possono capitare, però farò dei video a parte su questo, vi faccio ora solo un cenno. Nei periodi dell'anticompleanno, molto spesso succede, non lo so, voi dovete contare. Voi siete nati il 1° maggio, quindi siete gemelli. No, sì. No, siete toro. No, sì, no. All'opposto, 6 mesi dopo, dovete vedere che cosa vi succede. 6 mesi dopo dovrebbe essere novembre. Che cosa succede il 1° di novembre all'opposto? All'opposto, diciamo così, no? Tu sei gemelli. Sei nato il 15 tot. Dopo 6 mesi, questi attacchi molto spesso, se questa è la data di nascita, è come se annualmente ci fosse la data annuale di morte, dove anche se tu hai questo genere di energie, le devi assecondare, soprattutto se subisci un colpo. Le devi assecondare, dici è il mio anticompleanno. Se sei leone ad agosto, vai a finire a gennaio, che ne so, il 15 di agosto, il 15 gennaio, se hai un attacco del genere, vuol dire che lo devi assecondare. Come vi ho detto, come vi ho specificato già nel video, nel primo video, adesso non voglio ripetere le stesse cose che ho detto, quindi vi rimando. Tutto ciò che riguarda l'oggettistica nelle operazioni magiche è importantissimo. Tant'è che vi ripeto, certi oggetti, in questo caso, questi oggetti che subiscono il colpo, ci sono due possibilità di trattarli. Mai vanno ignorati, mai vanno ignorati, perché stanno impersonificando o voi o un vostro caro, per dire, una persona che conoscete, magari questa poteva essere la bambolina di una persona a me cara e quindi rappresenta quella persona lì. Ci sono due opzioni. Quando c'è la deviazione della magia nera su un oggetto, uno è quello di prendere l'oggetto, di sotterrarlo lontano, lontano, lontano da casa, e che entriamo in quella casistica di restituire all'universo: non so chi è stato, non so chi me l'ha mandato, non so da dove è venuto. Io sai che faccio? Allora, io vado a scaricare questa energia con tutta la bambolina rotta, la vado a scaricare nel terreno, nella natura, va bene? Quando però non c'è un mittente, non è preciso. Oppure sulla corrente di quella che è la teoria orientale, sapete in Oriente quando si spacca un piatto, loro che fanno? Lo impreziosiscono ancora di più, è quello che ho fatto io. Avete visto quei piatti in Oriente che si vendono a tanti soldi? Sono piatti, Madonna mia. Voleva essere un piatto, vabbè, un piatto crepato che è caduto a terra, e loro nelle crepature del piatto ci vanno a mettere l'oro, incollano l'oro e diventano dei piatti ancora più preziosi. Cioè c'è tutto un significato dietro, cioè che io di quelle ferite, io ne faccio
una virtù, un valore acquisito, cioè mi hai colpito, non solo non mi hai distrutto, io da quelle ferite lì rinasco, c'è una linfa vitale, una linfa dorata e sono ancora più forte. E io ho seguito questa, cioè non l'ho seppellita, va bene? Poi dipende molto anche dall'energia del momento, molto vale anche l'intuizione. La sensazione del momento. Io certe volte ci sono degli oggetti, li prendo e li butto perché mi danno quell'energia che li devo buttare. Quindi io vi do questo consiglio. Seguite anche il vostro. Mi potete consultare anche con me. Ma ho trovato questo, come faccio, dove lo tratto, ne possiamo parlare. Ma il mio consiglio principale è quello di seguire molto la propria sensazione. Energia cattiva, questo elemento lo devo io pure a certe volte anche dei regali sgraditi, cioè non il regalo in sé, ma chi me l'ha regalato, non mi piace l'energia, lo prendo e lo butto. Oppure una volta ho ricevuto un regalino da un'amica un po', diciamo così, un po' ambigua, e io ho avuto questa esigenza di strapurificarlo, non l'ho buttato, però cioè manco avevo sta cosa positiva, l'ho voluto ripulire, l'ho voluto incensare, perché mi diceva di fare così. E in questo caso qui io non me la sono sentita di buttarlo, perché vedete, la sensazione conta tantissimo, il biglietto da visita che vi dice anche che rito dovete fare. La sensazione è il biglietto da visita. Allora, mentre lì per quella cosa più grave che è successa, e ne ho parlato nel video, sono miracolata, e la sensazione è stata, io ho avuto la sensazione di spavento altissimo e di pericolo. Invece qui no, qui ho avuto dispiacere. Sa, come se vedi un bambino che inciampa, si dolce, hai dolcezza nei confronti di quel bambino, lo vuoi aiutare, lo vuoi rincuorare, gli vuoi ridare valore e coraggio, è quello che ho fatto io con la prima avvisaglia. Ma nel secondo caso, quando c'è stato, diciamo, quell'onda d'urto così forte, io non ho avuto dolcezza, tenerezza, che ti voglio aiutare. L'ho messo fuoco. Che ti voglio aiutare? No, io ho avuto le mie sensazioni di spavento e pericolo. Quindi, miei cari, quando si arriva ad avvertire il pericolo, proprio il pericolo per la mia vita, bisogna riprendersi, l'abbiamo detto, e poi bisogna partire dalla situazione di protezione, ma bisogna andare a sferrare il colpo. C'è, non so se un c'è una teoria. Quando tu, e vi lascio con questa frase, quando una persona tira un colpo all'altro per primo, così, per primo, deve essere certo di ucciderlo. Perché se tu colpisci una persona e non l'hai uccisa, questa persona poi un po' alla volta si è ripresa. Se tu non l'hai uccisa, questa persona, se ha il potere, ti verrà a prendere. Ti verrà a prendere e ti verrà a restituire ciò che tu volevi fare a lei. Chiaramente, io qui sto parlando in senso metaforico, sto parlando di atti magici. Lavoriamo con le energie, non sto lavorando che dovete andare a pigliare una spada e dovete andare a infilzare qualcuno. Me ne vedrei bene, ok? Però ecco perché io dico non fare mai del male agli altri per primo, perché innanzitutto non sai il tuo interlocutore, il tuo destinatario chi è. Ma se questa persona qui tu non l'hai uccisa, questa persona prima o poi verrà a prenderti. E anche al passivo, se voi subite un attacco del genere, è molto difficile rimanere in questa energia qui. In questa energia qui ci rimane chi ha problemi,
chi ha problemi, diciamo, di cui non è mia competenza, cioè entriamo nell'ambito psichiatrico, nell'ambito delle profonde depressioni, dove si subisce e non si ha la forza, il potere di reagire, e sono ambiti dove non c'è la mia competenza. Io posso parlare di settori in cui noi abbiamo questa forza, questa capacità, dove veniamo colpiti, ma siamo fondamentalmente persone che hanno tutti gli strumenti per poi sferrare noi il colpo. E quindi, poi ripeto, in questo settore qui, quando poi saremo noi a sferrare il colpo, andiamo veramente poi a capovolgere quello che abbiamo subito e andiamo poi a distruggere, andiamo poi a distruggere. Allora, io ho concluso con questo secondo video molto lungo, molto approfondito. Ripeto, per chi volesse vedere il video, quello lì sono miracolata e in tempo a vederlo. Penso che lo toglierò, perché ho detto cose mie private, e questi invece sono video più sul generico, dove io vi spiego come funziona un attacco, quali sono gli avvisaglie di un attacco magico, di magia nera, di un intento maligno da parte di chi vuole arrecarvi del danno, come funziona, come si muove l'energia, come può essere deviata. Quindi abbiamo visto un pochettino questi passaggi qui molto importanti. Quindi in conclusione, riallacciandomi a quello che si è detto nel primo video, in conclusione io vi dico questo principio generale. Quando si riceve un attacco di magia nera, soggetto A, soggetto B, A lancia il rito, la fattura, l'atto magico, B è de il destinatario, mittente e destinatario. Quando è troppo forte l'attacco di magia nera, si fa la cosiddetta magia distruttiva. La magia distruttiva è difficilissima. La realizzazione è difficilissima, in conclusione, perché significherebbe annullare, ma anche un po' contro natura, perché l'energia si trasforma, non si distrugge. Quindi quando si dice magia distruttiva, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di magia distruttiva, significa fare direttamente la controfattura. La magia distruttiva significa fare direttamente magia distruttiva, cioè io non faccio un rituale di protezione. Tu mi sferri un colpo, io te ne sferro uno ancora più grosso, ma avete idea di che circolo, di che campo energetico nero che si crea fra questa persona e quest'altra persona? È una cosa pazzesca. Bisogna andarci cauti in questo settore qui. Quindi, quando il soggetto ha sferra il colpo, io vado più graduale, sono più graduale perché mi voglio anche mantenere con le mie belle energie liete e pulite, diciamo. Quando sferra il colpo, io devo valutare, vado per gradi come vi ho detto. Allora provo con la protezione. Se con la protezione io poi ricevo la seconda avvisaglia e vado in un clima di spavento, di pericolo, veramente di pericolo, allora a quel punto lì io opto per il tipo di magia che va a deviare l'atto magico su un oggetto, su una pianta di mia appartenenza che è sostitutiva della mia persona, cioè a secondo la tua forza. Allora, fra questo e questo vi dico, è più, non più efficace. Chiariamoci, è più facile, si usa più facilmente, riesce più velocemente questa energia. Va bene, ma l'operatore è bravissimo, è quello che è capace di sferrare subito, immediatamente un colpo, però questa energia qui ti comporta avere a che fare con situazioni, fatti. Ci vuole una mega preparazione, ma poi ci sono tanti,
tante conseguenze. Anche se tu sei in protezione, sei comunque in questa energia, sei in questa energia qui, il che significa che durante la pratica di questo tipo di magia tu non puoi fare una serie di attività, non puoi avere a che fare con i malati, non puoi avere a che fare con i bambini, perché sei in una centrifuga energetica dove tu sei in quelle materie di sporcizia che te le puoi portare nel periodo in cui tu stai praticando quello che stai praticando, e non lo so se tu c'hai un malato vicino, se c'hai un anziano, se c'è un bambino, se c'hai gli animali, potrebbero assorbire e poi fare danni involontariamente a persone tue cariche. Magari tu sei protetto, le persone vicino a te no, come se tu torni a casa e sei un portatore sano di un virus, tu torni a casa, tu sei protetto, però c'hai una persona anziana, la infetti e gli combini un casino a quello. Ma vi ho fatto un esempio. Io personalmente preferisco prima, diciamo, andare per gradi. Prima creare la barriera e poi alla fine, se è il caso, sferrare il colpo. Però dobbiamo partire sempre da questo tipo di attacco. Se non c'è questo tipo di energia, non si fa né controfattura, né niente, basta. Se sono piccolezze, se sono sciocchezze, sono cose della vita e si va avanti. Spero che sia chiaro, insomma, a livello proprio mettere sul piatto la bilancia, come, quando è il caso operare e non operare. Poi faremo tanti altri video in cui parleremo di nuovo di questa questione degli oggetti, tutto ciò che riguarda la loro energia, come vanno gestiti. Va bene? Salutate la mia bella ballerina. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!